Il percorso storico che inizia questa sera utilizza le tre guerre d'indipendenza contro l'impero asburgico come filo conduttore di altri eventi che in meno di 20 anni porteranno la nostra penisola da una serie di regni e granducati a divenire una nazione. Non unita, ma conquistata da un piccolo ma bellicoso regno come quello Sabaudo, guidato dalla casata dei Savoia, ma che aveva come locomotiva trainante Camillo Benson, conte di Cavour. Un uomo politico di estrazione aristocratica, con però larghe vedute in campo economico e tecnologico, che lo portarono a realizzare una rivoluzione industriale nel regno, con l'aiuto prima di Napoleone III di Francia e poi con le casse di Sua Maestà britannica, la regina Vittoria. Le caratteristiche che segnarono le tre guerre d'indipendenza furono l'uso spregiudicato della politica estera, il temporeggiamento bellico e l'ambiguità, caratteristica mai persa dalle classi politiche e dirigenziali italiane negli anni a venire. Un particolare storico curioso riguarda la figura dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, che salì al trono asburgico proprio nel 1848 e morì nel 1916 durante il primo conflitto mondiale. Combatté quindi contro l'Italia 4 guerre. La prima guerra d'indipendenza italiana scoppia nel 1848, in quell'anno che per i contemporanei sembrò un anno in cui il mondo andava sottosopra, alla rovescia. Tutti i popoli europei contestarono i loro governi chiedendo più libertà. Contestano gli accordi di Vienna del 1815, che cristallizzarono la monarchia in monarchie assolute. In Italia la rivoluzione scoppia in Sicilia a gennaio e già il 29 di quel mese il re di Napoli, Ferdinando II, concede la Costituzione, la prima in Europa. A febbraio la rivoluzione investe la Francia, dove viene rovesciato il re Luigi Filippo e instaurata la Repubblica. Tocca poi il 4 marzo al regno Sabaudo di Carlo Alberto di Savoia, ma non viene chiamata Costituzione, ma bensì Statuto, lo Statuto Albertino, perché Costituzione è troppo di sinistra per il monarca. Poi accade l'impensabile, la rivoluzione scoppia nel regno più assolutista d'Europa, nell'impero asburgico, a Vienna, dove gli studenti e la borghesia chiedono che venga cacciato il principe Metternich, che governava l'impero da 30 anni, e che siano fatte libere elezioni con un parlamento. Poi, come uno tsunami, la rivolta scoppia a Venezia e a Milano, allora province austriache, dove viene chiesta l'autonomia per il Lombardo-Veneto, e a Milano, oltre all'autonomia, viene chiesto il ritiro dei reggimenti stranieri austriaci e la permanenza in città solo di quelli reclutati in Italia. Il comandante militare della piazza, quindi del contingente austriaco di Milano, generale Radetzky, rifiuta e a Milano scoppia la rivolta, la rivoluzione. Iniziano le 5 giornate di Milano, molto diverse da quelle che vengono raccontate nei libri di storia didattici o negli sceneggiati degli anni 70-80. Questa visione oleografica delle 5 giornate di Milano, non deve nascondere quello che è avvenuto davvero con stragi e morti per le strade. Milano, con più di 100.000 abitanti, si rivolta violentemente contro la guarnigione austriaca composta da 4.000 effettivi, 14.000 effettivi, inondando di sangue le strade della città meneghina. Non volevano solo cacciare gli austriaci, ma sterminarli totalmente. Migliaia di morti nelle vie, i milanesi con qualche centinaio di morti e gli austriaci con 4.000 morti in 5 giorni. L'odio che attraversa le strade di Milano è qualcosa che oggi facciamo fatica a immaginare. Di solito abbiamo un'idea romantica delle 5 giornate di Milano, ma non fu così. L'odio etnico contro gli austriaci di origine tedesca, origine madrelingua tedesca, è feroce. La propaganda da ambo i lati, le parti, è sfrenata,
come in ogni guerra o conflitto etnico, soprattutto di quelli attuali. Si raccontano atrocità spaventose da ambo le parti, ma sono fatti inventati. Nelle guerre dell'Ottocento, fatti di atrocità verso la popolazione da parte dei militari non accadevano quasi mai, almeno fino alla Comune di Parigi del 1870. Ma la propaganda l'inventava, il contrario di quello che è accaduto nel XXI secolo, quando le atrocità sono state così spaventose che la propaganda stessa non ci credeva o perlomeno non le riportava. Dopo 5 giorni Radetzky si rende conto che la situazione è incontrollabile, non solo a Milano ma in quasi tutte le città del Lombardo-Veneto dove sono scoppiate le rivolte. In questo scenario, il 23 marzo del 1848, Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria, appoggiata anche da altri stati italiani che credono in questo nuovo vento di cambiamento. La prima guerra di indipendenza è combattuta dall'esercito sabaudo, ma anche con l'aiuto marginale di alcuni contingenti venuti dal Granducato di Toscana, dal Regno delle Due Sicilie. Anche il Papa Pio IX invia un piccolo contingente militare. Ma Carlo Alberto non vuole che diventi una guerra rivoluzionaria italiana, non vuole dare il fianco ai mazziniani per un'avventura che potrebbe portare a esiti imprevisti anche per lo stesso Regno Sabaudo. Proprio per la paura di scatenare la scintilla, i contingenti che arrivano da tutta Italia non vengono armati. Perché armare tutta questa gente troppo entusiasta e con i rossi nella loro fila? Cavour non vuole armare il popolo, da buon aristocratico. La prima guerra di indipendenza italiana inizia così sotto una cattiva stella che porterà a tragiche conseguenze anche per le guerre future, le altre due guerre, soprattutto anche sull'unità d'Italia. Per prima sulla terza guerra di indipendenza del 1866, che venne persa in modo quasi rocambolesco nella stessa località dove venne persa la prima, a Custoza, e con un esercito italiano quasi 4 volte maggiore di quello austriaco, 220.000 italiani contro i 60.000 austriaci.